abbondante in orario rispetto al programma intenso che avevamo. Non ci sono molte ragioni di competenze tecniche perché io presieda e coordini questa mezza giornata, se non quella appunto di rinnovare le ragioni dell'ospitalità della scuola normale all'evento conclusivo della Master per testimoniare la partecipazione della scuola all'insieme del sistema universitario toscano e la partecipazione alla iniziativa della regione. Un interesse peraltro della scuola al tema della democrazia e della partecipazione che ha varie ragioni, vari aspetti, non solo a quello che ricordava il nostro coordinatore stamattina, e cioè il fatto che si tratta di affrontare anche problemi come i fondamenti della democrazia e della partecipazione, che sono certamente all'interno delle problematiche che la scuola affronta. E a questo proposito vorrei in qualche modo dare una risposta a una domanda che il nostro coordinatore faceva stamattina, e cioè il fatto che la scuola assieme al Sant'Anna e assieme alla Domus Mazziniana ha collocato proprio presso la Domus Mazziniana, con il contributo delle istituzioni locali, questo centro per lo studio della democrazia, che potrebbe essere un soggetto affine ed interessato ai lavori svolti dal Master. Dunque un interesse della scuola al tema della democrazia, che è un interesse in qualche modo storico, fa parte, credo, dello statuto della scuola, seppure nell'ambito strettamente formativo, favorire la partecipazione e la democrazia. Ecco, non solo per questo aspetto appunto storicamente presente, ma anche per un interesse effettivo, reale, che in questo momento può portare a forme di collaborazione. Non voglio naturalmente prendere tempo a un programma di lavori così fitto, e secondo le indicazioni che avevamo ricevuto stamattina, penserei di concludere l'esposizione delle ricerche con l'intervento del gruppo delle Apuane, quindi Riccarda Vezzi, mi pare che ecco, sia la delegata del gruppo ad illustrare le caratteristiche di questo progetto. Questa è stata l'esercitazione del modulo E, proprio sulle tecniche appunto dei processi partecipativi. Il lavoro è stato condotto da un gruppo di Apuane, appunto. Siamo, oltre a me, c'era Elettra Casani del comune di Carrara, Irene Lorieri, Regione Toscana, ufficio del garante della partecipazione, Chiara Salvatori e Margherita Francesconi, che sono, diciamo, due proprio corsiste pure, non facenti parte di una pubblica amministrazione. L'idea è nata perché la tematica è molto sentita nel nostro territorio, appartiene a un sentire e alla collettività comune il fatto che appunto sono presenti all'interno della catena montuosa delle Alpi Apuane l'attività estrattiva, che è una delle principali attività economiche del territorio. Questa però al suo interno l'attività estrattiva genera comunque anche, oltre a ricchezza da un punto di vista economico, è fonte di tensione sociale, di problematiche ambientali, aspetti legati alla tutela della salute e del paesaggio. Sono delle tematiche che sono sempre più sentite sia a livello appunto sociale e anche da parte delle amministrazioni che si trovano a gestire i piani e i programmi legati a queste attività. Questo è un settore, diciamo, però
più appunto particolare settoriale, perché parliamo esclusivamente delle attività di cava che riguardano e che sono all'interno di un parco. Potrebbe sembrare una contraddizione per chi non conosce il territorio. Il Parco delle Alpi Apuane, infatti, oltre ad avere una zona di confine proprio parco pura, ha delle aree contigue che sono chiamate anche aree contigue di cava, dove è permessa in deroga la possibilità di esercitare appunto l'attività estrattiva. Il parco, dopo un lungo percorso che non è ancora concluso, a tanti anni della sua attivazione, sta finalmente definendo il suo piano del parco, il quale, per essere portato a termine, ha visto però lo stralcio, non a caso per i grandi conflitti che questo comporta, lo stralcio di tutto quello che è la pianificazione delle attività estrattive. Siamo però in un momento in cui questa pianificazione delle attività estrattive deve partire e deve anche arrivare alla sua conclusione con la presentazione di un piano che definisca ovviamente quali sono le attività ammissibili, le regole e tutto quanto un piano debba definire. Noi abbiamo pensato di costituire una discussione pubblica informata, coinvolgendo gli stakeholders locali, perciò partendo dagli enti territoriali locali che sono coinvolti e che sono proprio legittimati anche all'interno dell'amministrazione stessa del parco. I soggetti promotori potrebbero essere il parco stesso e anche la Regione Toscana, perché abbiamo cercato di collegare questa pianificazione delle attività estrattive con le normative che sono in revisione, quali quella appunto dell'attività estrattiva regionale della legge 78 e il nuovo piano paesaggistico. Ovviamente dovremo coinvolgere le varie associazioni di categoria, i sindacati, le associazioni ambientaliste, i vari gruppi e comitati che sul territorio sono molto presenti e forti e vari altri soggetti anche per le analisi di contesto, insomma, come potrebbero essere i centri studi delle varie camere di commercio, e ovviamente i cittadini per la percezione anche sociale che le Apuane e le sue problematiche comportano. Appunto, questo l'ho già fatto presente, questa è un po' la motivazione, e nei prossimi mesi dovrebbe esserci l'approvazione di questi strumenti. Lo scopo di questa discussione pubblica informata è perciò definire una politica condivisa e sostenibile di attività estrattive che sono presenti nell'area del parco attraverso una pianificazione integrata a livello regionale e locale. Abbiamo previsto, come dicevo, da una parte il tavolo degli stakeholders e dall'altra parte un comitato dei garanti che desse appunto una validazione a tutto il percorso, una garanzia di imparzialità delle attività svolte. Infatti, insieme dovranno garantire l'obiettività e l'equilibrio durante lo svolgimento della discussione pubblica informata. Vabbè, un'attività di outreach, come abbiamo visto anche in altri processi partecipativi, con varie metodologie, e l'elaborazione di un documento preliminare sulla ricognizione dello stato attuale del settore estrattivo, che a nostro parere è preliminare al fine di arrivare a dare delle raccomandazioni all'ente parco per l'attività di pianificazione. Perciò presentazione del contesto, presentazione del documento preliminare e poi questa guida per la discussione pubblica informata. Noi infatti già anche il titolo Bene Comune Marmo, oltre alla risorsa cavata, voleva un po' stare a significare che ci sono vari interessi in gioco in questa tematica, ma forse si può dare anche una visione che appunto va oltre il marmo inteso come risorsa esclusivamente da cavare. Il focus group incentrato su quattro tematiche, perché abbiamo scritto immaginiamo che i temi siano questi, perché dovrebbero essere quelli che sostanzialmente emergeranno, perciò paesaggistico, economico di impresa, occupazionale, ambientale. Potrei aggiungere fiscale, visto le notizie di questa mattina sul giornale della finanza, le cave per l'evasione e frode fiscale che hanno iniziato a indagare. E poi un'altra modalità che vorremmo tenere aperta sono questi quaderni dell'attore, cioè in ogni momento del percorso partecipativo c'è la possibilità di intervenire, di aggiungere ovviamente suggerimenti e proposte al percorso.
E poi il documento conclusivo che dovrebbe essere appunto previsto nell'evento finale, che si sostanzia in queste raccomandazioni che saranno proposte ai committenti, i quali, come in ogni processo partecipativo, dovranno dire se appunto se le raccomandazioni non verranno seguite, comunque specificandone il perché e motivandolo, se invece verranno seguite parzialmente o, come ci auguriamo, venissero invece accolte per far sì che il piano delle attività estrattive sia un piano più aderente alla realtà locale e territoriale. Poi è previsto, dopo tutta oltre il processo partecipativo, avevamo pensato che comunque fosse necessario anche un tavolo di monitoraggio permanente per valutare appunto successive evoluzioni dell'applicazione del piano. Niente, questo è la nostra tutor, è stata Yolanda Romano, e questi sono appunto i partecipanti al gruppo di lavoro. Mi è piaciuta la frase del professor Magnaghi questa mattina, che diceva: di chi sono le Alpi, di chi se ne prende cura? Questo potrebbe essere una domanda da formulare nel nostro processo partecipativo. Eh sì, è come un po' coi cacciatori e... Ok, grazie. Grazie molte, abbiamo posto credo un altro tassello interessante a vedere concretamente come si è svolta l'attività del Master.